Noi abbiamo un grande patrimonio di impianti sportivi che però va valorizzato, rafforzato, mantenuto e ben gestito. Per far questo la cooperazione e la collaborazione col sistema dello sport nazionale è fondamentale, quindi ci stiamo muovendo in questa direzione con un forte raccordo col CONI, con le federazioni, con tutti quelli che sono gli atleti, gli sportivi napoletani, per fare in modo che veramente lo sport ritorni ad essere il CEA al centro del futuro di questa città, che sia strumento di educazione, di inclusione, ma anche di competizione, di attrazione. Quindi è un grande impegno collettivo, noi abbiamo assunto questo impegno come amministrazione e lo stiamo portando avanti. Avviare iniziative comuni per lo sviluppo dello sport, favorire la crescita sociale e la massima diffusione della pratica sportiva tra i cittadini in regime di pari opportunità, programmare gli interventi sugli impianti sportivi e predisporre campagne trasversali. Sono alcuni degli obiettivi del protocollo d'intesa firmato oggi tra Comune e CONI, allo scopo di garantire, tutelare e rendere sempre più accessibile a tutti il diritto allo sport. Numerosi campioni presenti, quali ambasciatori dello sport. Durante l'incontro è stata anche ufficializzata la candidatura per Napoli a Capitale Europea dello Sport 2026. Finalmente le istituzioni cominciano a parlarsi, abbiamo infatti necessità di interloquire con le istituzioni di tutti i livelli, nell'ottica di un ripristino di tutte quelle che sono le attrezzature e gli impianti sportivi che sono da tanto tempo abbandonati. Quindi ricominciamo a chiedere aiuto alle federazioni, al CONI e quindi a tutte le istituzioni sportive italiane che possono naturalmente aiutarci anche nel settore tecnico. Già è partita tutta la pratica per candidare Napoli a Capitale Europea dello Sport 2026. Abbiamo organizzato il comitato promotore che vede poche persone, ma secondo me importanti. Siamo sicuri che sfrutteremo il patrimonio delle universiadi con gli impianti che sono stati messi a posto e di cui cercheremo di garantire la manutenzione. E già nelle prime riunioni stabiliremo una serie di eventi di avvicinamento a questo grande appuntamento. Sarà un'altra occasione per Napoli per dimostrare al mondo le sue bellezze e le sue capacità organizzative.